Buongiorno, siamo insieme a Simone della tenuta Le Calcinaie, ben trovata alla guida Slow Wine 2023. Ci racconti un pochino com'è nata l'azienda, insomma, quali sono le origini? Salve ragazzi, quando ero un ragazzo appena uscito dalla scuola di enologia, giovane e bello, mi sono ficcato dentro questo casino e ci sono rimasto per 40 anni. In pratica, in questo terreno delle calcinaie, è stata piantata la prima vigna, che è Vigna Sassi, nella quale siamo nel mezzo, nell'87, aprile dell'87, e da allora si cerca di fare in questo terreno di medio pasto ricco di scheletro e di fossili. Si cerca di fare l'essenza della vernaccia, di accoppiare il carattere di questo vino con questo terreno per tirare fuori un prodotto che sia piacevole, delicato, longevo, come abbiamo assaggiato, longevo e femminile e saporito. Ok, qui che parte siamo di San Gimignano? Qui siamo nella parte sud-sud-est di San Gimignano, vicino alla collina di Santa Lucia, e i terreni sono piuttosto freschi, come puoi vedere, la vegetazione è rigogliosa, nonostante non piova praticamente mai. E questa è una prerogativa, secondo me, fondamentale per poter avere dei vini bianchi di una buona freschezza e di una buona maturazione, non forzata dalle carenze, ma progressiva e equilibrata. Ancora c'è delle ancora le punte stanno mettendo, però rallentano, i vitigini sono sempre più corti e secondo me proprio all'inizio di luglio è come dovrebbe essere. Cioè una bella massa vegetativa funzionante che però già comincia lentamente a arrestare il ciclo. Si vedono vigneti adesso e hanno già le prime foglie gialle e quindi tra 2 mesi non si sa che succederà, mentre qui sinceramente per ora reggono il colpo, Stanno questo tenendo sì. botta. Tengono botta. Parlavamo prima appunto di un utilizzo anche in cantina di solfiti in quantità minore possibile. Allora, proprio fissazione mia è quella di usare meno solforosa si può. Questo perché indubbiamente la solforosa ha un'azione antiossidante all'inizio, ma poi quando rimane come solforosa totale, cioè già combinata, appesantisce il vino, lo rende poco piacevole e poi fa male, sia in forma libera che in forma combinata. Quindi se volete bervi il vino e anche tanto, non avere mal di testa e non avere bruciori di stomaco il giorno dopo, bevete le calcinaie proprio. No, oltre a bere il mio, bevetelo e abbia poca solforosa. Quello, e ricordate, i vini con grande residuo zuccherino e bianchi avranno sempre bisogno di solforosa per non fare fermentare lo zucchero dentro. Quindi ricordate, vini secchi o quasi secchi e biologici, ovviamente, perché oltre alla solforosa nei vini normali c'è anche tracce di pesticidi non proprio Indicati per un consumo ecco, finale. non proprio revitalizzanti, e cercate poca solforosa, così bevete quanto vi pare e state bene il giorno dopo. Senti, diciamo altre due parole su questa riserva. Te fai una scelta, diciamo, di mantenerlo soltanto in acciaio, quindi non fare passaggio in Non legno. fare legno. Allora, la riserva viene fuori da queste viti vecchie, che hanno tutte 40 anni. Si cerca di lasciarli una quantità d'uva non troppo elevata, di farle maturare bene, di poterla macerare l'uva. E la forza di questo vino, oltre chiaramente alle sostanze assorbite dal terreno, è la lunga permanenza con i lieviti, con il letto di fermentazione. Perché tutte le sostanze che i lieviti cedono al vino, oltre a mantenerlo naturalmente fresco, gli danno un'enorme carica di gusto e di sapore. Quindi viene valorizzato ciò che si trova nel terreno e ciò che la fermentazione crea. Il legno non mi piace, non è utilizzato,
perché i tannini del legno le trovo pesanti in un vino bianco e quindi andrebbero dosati in una maniera infinitesimale e quindi non mi voglio complicare la vita. Già da sé sono presenti tantissime catechine sia nell'uva che nei semi, nei nocciolini, e quindi il corredo polifenolico che la vernaccia ha è più che sufficiente per farlo sviluppare e rimanere vitale negli anni. Abbiamo assaggiato una Abbiamo 2012 avuto la fortuna di assaggiare una 2012, era un vino ancora vivo, profumato, speciale, e anche la 2010 tal quale, saporito. la 2007 nelle Magnum uguale, sicché cosa neanche io immaginavo, sinceramente. E a questo punto mi rendo conto che proprio lasciar fare le viti il loro lavoro è più che sufficiente. Benissimo, grazie mille, Simone. Grazie a voi.